Nel consiglio regionale del 12 gennaio l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini ha sintetizzato il quadro generale entro il quale è iniziata la campagna vaccinale della nostra regione, rispondendo inoltre alle varie interrogazioni sul tema poste dalle varie opposizioni. Queste le varie opinioni in merito. Orgoglioso del nostro personale medico, orgoglioso di come l'assessorato ha intrapreso questo percorso e non era semplice. Più di 50.000 vaccinati, soprattutto i medici di prima linea, il personale dell'RSA, gli ospiti dell'RSA. Abbiamo deciso di partire dalle persone più fragili, da quelle più in difficoltà, però vogliamo continuare in questa direzione e non appena, oggi ne sono arrivate altre più di altre 30.000, non appena ci sarà la possibilità vorremmo vaccinare anche tutti gli operatori sanitari che non sono rientrati in questa fase, i liberi professionisti, tutti coloro i quali hanno contatti con pazienti. Noi riteniamo che questo della vaccinazione sia il modo, insieme alla responsabilità, per uscire da questa difficile pandemia che stiamo vivendo. All'assessore oggi ho chiesto una cosa, di dare la possibilità a tutti di potersi vaccinare rapidamente, non appena arriveranno i vaccini, ulteriori dosi, di organizzare una presenza capillare sul territorio nei prossimi mesi, quando avremo le disponibilità in numeri tali da permettere di vaccinare tutti, non facendo differenze tra chi vive in un grande centro e chi vive in un piccolo centro. Credo che questa sia la forza della Toscana, una Toscana diffusa che vuole offrire a tutti le stesse opportunità. Sono tante le richieste, noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità. Pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani e agli operatori. Chiediamo che allo stesso tempo, insieme a vaccini, si faccia un grande investimento culturale, sociale ed economico sulla cura. In queste ore, in questi giorni, inizia la sperimentazione sui primi malati rispetto al processo e all'utilizzo degli anticorpi monoclonali che è stato concepito a Siena in Toscana Life Science. Speriamo che il governo investa tantissimo su questa cura e quanto prima possa essere a disposizione per fare in modo di abbinare la propria attività a quella dei vaccini. La nostra posizione è una posizione che chiede chiarezza, che chiede un piano vaccinale dettagliato, un piano vaccinale che sia che passi dal Consiglio regionale della Toscana, che possa essere letto e capito da tutti i cittadini e che non sia demandato ai dibattiti sui giornali, perché quando sentiamo assessori che replicano a notizie date dai quotidiani nazionali e replicano dicendo che l'opposizione deve stare calma e tranquilla, ci fa preoccupare. L'opposizione non sta calma e tranquilla, l'opposizione è molto preoccupata da una gestione che spesso e volentieri negli ultimi tempi appare non gestita da professionisti, che appare molto aleatoria e surreale. Quindi è bene che attenti ci stiano loro che sono chiamati a governare e non l'opposizione che sta vigilando, a volte anche vigilando non si sa bene su cosa, perché ancora questo piano vaccinale non abbiamo capito se sia quello presentato dalla Giunta o quello che le commissioni continuano a chiedere perché non hanno visto. Quindi di chiarezza ne serve e ne serve ancora tanta. È necessaria una costante informazione di quello che viene fatto riguardo alla campagna vaccinale al Consiglio regionale. Ovviamente ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate. Però mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2 che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono 2 anni. Quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. I vaccini naturalmente partono da 2 meccanismi d'azione diverse, quelle che arriveranno in Italia, e avranno una inoculazione temporalmente, quindi cronologicamente differente. Quindi per poter dare delle risposte certe, credo che
non possiamo prescindere da quali saranno i vaccini a nostra disposizione, perché in questo momento abbiamo soltanto quello della Pfizer. A breve arriverà quello di Moderna, forse arriverà quello di AstraZeneca e quello della Johnson & Johnson. Quindi è ovvio che noi adesso combattiamo con le armi che abbiamo a disposizione. Naturalmente, come ha detto prima anche l'assessore, ci sono 12 hub poi risuddivisi in 40 diciamo sottocategorie geografiche per poter fare il vaccino. Ma la vera discriminante, quello che potrà veramente abbattere le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso, quando i medici di famiglia potranno erogare il vaccino. Perché allora a quel punto non avremo una serie di persone preposte a farlo solo negli ospedali, ma avremo quella che è la cosa migliore della sanità italiana, ma comunque praticamente un tappeto di medici che potrà capillarmente agire. È assolutamente la strada giusta. La Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato. Sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. E attendiamo, speriamo presto, l'autorizzazione dell'altro vaccino, quello di AstraZeneca, che permetterà di affrontare, invece di allargare in maniera significativa, il numero di soggetti da vaccinare. È importante che gli insegnanti si sentano più rassicurati. In primo luogo gli insegnanti di sostegno, perché hanno rapporto con persone più fragili, ma complessivamente tutti gli insegnanti, a mio giudizio, devono entrare nella categoria di coloro che, superata la prima fase, quella dei circa 120.000 vaccini in Toscana, che riguarda gli operatori sanitari e gli anziani delle RSA, secondo me ci devono essere loro. Argomento principe rimane la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Quasi un anno è passato dalle prime direttive in tema di restrizioni. Ma quanto è stato fatto fino ad oggi è sufficiente, tenendo presente anche i dati che giungono in questi giorni, i quali sembrano, per così dire, confortanti? Una battaglia, quella con la pandemia, che prosegue ormai da quasi un anno. Dobbiamo continuare a stare attenti, ma allentare anche le maglie delle possibilità per quanto riguarda l'attuale crisi economica, e quindi dare qualche opportunità in più. Quello è quello che chiede Italia Viva, lo chiediamo perché riteniamo opportuno cercare di, da una parte, accelerare sui vaccini, investire sulla cura. Un combinato disposto, i vaccini insieme alla cura devono essere due armi da usare insieme per tornare a una normalità. Positivo, la riapertura delle scuole in Toscana è un segnale importante, l'abbiamo chiesto con forza, questo è un motivo di orgoglio per la Toscana. In questo momento dobbiamo cercare di dare altri segnali di fiducia per la ripartenza economica e sociale, velocizzare i vaccini, investire molto sulla cura e consentire, diciamo, fra un paio di mesi alle persone di tornare a una sorta di normalità. Fino ad oggi i numeri ci danno ragione, perché ognuno di noi ha fatto la sua parte. I cittadini hanno fatto tanto, stanno vivendo ormai da 10 mesi in condizioni difficili, ma se vogliamo vedere la speranza, se vogliamo vedere una nuova ripartenza, da un lato noi continueremo a spingere sul piano dei vaccini, dall'altro però vorremmo chiedere un ultimo sforzo ai cittadini, perché bisogna purtroppo arrivare ad aprile, maggio, e senza l'aiuto di ciascuno di loro tutto diventerebbe più difficile. Della speranza di poter tornare presto alla normalità ancora mi sembra purtroppo non siamo nell'ultimo tratto del tunnel. Già il fatto che alla fine di questa galleria si intraveda della luce lascia ben sperare, le regioni in zona gialla fanno ben sperare. Oggi vediamo, leggiamo e parliamo
con operatori commerciali, con lavoratori, studenti che ancora chiedono la normalità ma che già si sentono in qualche maniera risollevati dalla zona gialla. Speriamo di poter arrivare quanto prima perlomeno a vedere la fine del tunnel. Mascherine, gel, non impediscono comunque alla curva di rimanere sempre stabile, cioè non c'è una netta diminuzione dei contagi, quindi probabilmente mi domando e ci domandiamo un po' tutti, è forse arrivata una mutazione del virus sullo stile di quella inglese che è più contagiosa? Ecco, questo non lo sappiamo, in questo momento non mi sembra che ci siano dati di questo tipo al riguardo. Per quanto mi riguarda, credo che le misure che sono state attuate fino ad ora siano state corrispondenti alla situazione del momento e cercando di modulare da una parte le restrizioni dei cittadini ma dall'altra anche le necessità di un'economia che sta veramente soffrendo. Per cui io piena fiducia nel governo nazionale, vedo che a parte i primi intoppi anche la regione Toscana sta dirigendosi verso un'adeguata reazione, mi riferisco soprattutto alla capacità che ha dimostrato di poter riaprire anche le scuole superiori organizzando i trasporti in modo dilazionato, per cui noi dobbiamo soltanto a questo punto concentrarci e operare per una vaccinazione di massa che sia il più possibile tempestiva. Fare di più si poteva, chi è che può dire di aver fatto tutto bene, però devo dire che anche i risultati, prendendo i numeri, sono risultati efficaci rispetto alle altre regioni, per cui abbiamo assistito poc'anzi all'assessore Bezzini che ha dato delle cifre aggiornate a oggi stesso e dei numeri che insomma sono abbastanza tranquillizzanti. Certo, il Covid non si chiamerebbe pandemico se non fosse un qualche cosa che ha messo veramente a rischio la popolazione sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Per cui per batterlo mancherà ancora del tempo, ci vogliono ancora quelle piccole attenzioni che tanto piccole non sono, ma che comunque sono necessarie, quindi di distanziamento sociale, i gel disinfettanti, lavarsi le mani, la mascherina e quant'altro. Gli anticorpi monoclonali potranno essere sicuramente un qualche cosa di aiuto, ma inevitabilmente sarà il vaccino quello che potrà eradicare completamente il virus, e ve lo dico da medico che ho studiato la storia della medicina, e nella storia della medicina ci sono state delle pandemie completamente eradicate dal vaccino. A un anno dalle prime scoperte del Covid si può dire che il sistema ha retto, ha reagito, anche se ovviamente è stato un anno complicatissimo che ha messo a dura prova, a dura stress tutto il sistema sanitario, soprattutto quello territoriale e ospedaliero, e che comunque ancora non ha finito di preoccupare noi e tutto il sistema, perché noi abbiamo visto negli altri paesi europei è in corso una terza ondata importante, in particolar modo in Inghilterra e in altri paesi, e quindi ora sono le settimane nelle quali noi bisogna prestare tantissima attenzione. Certo, i dati attualmente sono buoni, fanno sperare che ancora l'effetto non ci sia un effetto della pausa natalizia, che è il timore che tutti avevamo, anche se è presto ancora per dirlo, ma comunque abbiamo di fronte ancora diverse settimane invernali, sappiamo questo è il periodo per il virus di maggiore propagazione, quindi l'attenzione deve essere assolutamente massima, anche perché non si deve inficiare la vaccinazione che è in corso.